Gerardo Ceres, segretario CISL. Allora, tutto pronto per la manifestazione del primo maggio? Sì, quest'anno è un primo maggio molto impegnativo, nel senso che per la prima volta realizziamo un sogno antico, quello di celebrare in una giornata ovviamente che è anche di impegno, di riflessione, di lotta, il primo maggio nei tre punti principali della nostra provincia, ovvero la tradizionale manifestazione a Nocera la mattina, a Nocera Inferiore, il pomeriggio a Battipaglia al centro sociale e la sera, novità delle novità, sulla spiaggia di Santa Teresa. Ci apriamo al mondo delle associazioni con un concerto che inizierà nel tardo pomeriggio appunto del primo maggio e si concluderà a tarda notte con i giovani, con i ragazzi, con la comunità salernitana sulla spiaggia di Santa Teresa. C'è molta attesa per questo concerto, visto che sono 11 anni che manca dalla città di Salerno il concerto del primo maggio. Sì, ci riappropriamo della piazza di Salerno e lo facciamo in un clima appunto sì di festa, ma di apertura al mondo delle associazioni. Nel lavoro, oltre il lavoro, a chi il lavoro lo attende e guarda con speranza la possibilità appunto di avere una prospettiva di impegno e di lavoro per sé e per la comunità. Il tema della manifestazione sarà anche la sicurezza sul lavoro. Il lavoro soprattutto, un lavoro regolare, un lavoro legale, e all'interno di questo quadro il tema della sicurezza e della tutela fisica dei lavoratori sui luoghi di lavoro diventa centrale ancora una volta dopo gli accadimenti purtroppo in questi primi mesi dell'anno di diversi incidenti anche mortali sui luoghi di lavoro. Pietro Antonacchio, oggi qui alla CISL per una verifica dei dati per quanto riguarda gli RSU della sanità. Sì, non solo della sanità ma anche di tutto il comparto, sia enti locali che funzioni centrali. È stato un risultato eccezionale, siamo il primo sindacato in provincia di Salerno in tutti e tre i comparti, raggiungendo il 30% tra funzioni centrali ed enti locali e il 37,5% per quanto riguarda il comparto della sanità. CGIL e CISL e UIL si attesta dal 70% raggiungendo il 90% negli enti locali, e questo è un chiaro segnale che i lavoratori danno al sindacato confederale di riuscire ad avviare una strategia in visione prospettica che dia risposta ai lavoratori ma soprattutto alle cittadinanze di riferimento e alle comunità di riferimento. Siamo fiduciosi che questo sia effettivamente il momento del fare e non del litigare.